Allora, vediamo un pochino di storia dell'elettronica, tanto per capire dove siamo adesso e da dove siamo partiti. Allora, come vi accennavo prima, in pratica l'elettronica è il motore dell'ICT, questa è una cosa che dico spesso ed è quello che è alla base della crescita impressionante delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione negli ultimi anni. Perché questo? E come è stato possibile? È stato possibile semplicemente perché la potenza di calcolo a disposizione nostra per tutte le applicazioni è cresciuta in un modo enorme ed è contemporaneamente calato in modo enorme il costo a parità di capacità di calcolo. Quindi il costo di una singola funzione è crollato dagli anni 50 ad oggi. Però ho usato parole un po' generiche, aumentato enormemente, è crollato. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di quello che correttamente bisogna chiamare una crescita, un aumento esponenziale delle funzioni disponibili e una riduzione esponenziale dei costi. Ho un po' di, come dire, pudore a usare la parola esponenziale perché spesso la sentite usare molto a sproposito nell'informazione, no? E quando io dico esponenziale intendo veramente che il comportamento è quello di una funzione esponenziale. Che cosa vuol dire una funzione esponenziale? Una funzione esponenziale è una funzione, per esempio, come in questo caso, che mi consente di raddoppiare il numero di dispositivi che posso mettere in un singolo circuito integrato ogni 2 anni. Un raddoppio ogni 2 anni è un andamento esponenziale. In termini di costo per funzione, il costo di una funzione logica all'incirca è dimezzato ogni 2 anni. Voi potete capire che cosa vuol dire questo: dagli anni 50, ogni 2 anni dimezzare i costi vuol dire portare i costi effettivamente a una frazione molto piccola, diciamo qualche miliardo di volte più piccola di quello che era negli anni 50. Quindi la possibilità di avere enormi potenze di calcolo a disposizione a costi accessibili è quello che consente di utilizzare un calcolatore in ogni calcolatore potente in ogni telefono, avere tanti schermi a disposizione in casa, ciascuno di quelli associato a un calcolatore molto potente, poter fare comunicazioni a grandissima distanza e così via. E poter, come dire, spendere potenza di calcolo enorme anche soltanto per divertimento, d'accordo? Come può essere una console o anche un tablet, diciamo. È una storia abbastanza recente perché di fatto il primo transistore semiconduttore del tipo che viene utilizzato adesso è stato inventato nel 1947. Il primo circuito integrato, che vuol dire un circuito intero stampato su un singolo tassello di silicio, è soltanto del 61 e aveva dentro 6 transistori. Un transistor è l'elemento alla base dell'elettronica, è quello che si dice un dispositivo elettronico. Che vuol dire un dispositivo? Un dispositivo è un oggetto che è in grado di svolgere una funzione. Okay? Non è semplicemente un oggetto che fa una funzione, che sa fare una funzione, è un dispositivo. E il transistore in pratica svolge la funzione di interruttore. Ok? Né più né meno. Per il momento vediamola così, poi chiaramente è un corso di elettronica, vedremo meglio che cosa vuol dire questo. Quindi qui abbiamo 6 transistori, cioè 6 piccoli interruttori. Questo è un chip del 2010, c'è circa 1 miliardo di transistori sul chip. Un chip è un altro tassello di silicio, questo è circa, immaginate, un centimetro per 1,5 cm in scala reale. Sopra ci sono più di 1 miliardo di transistori. Questo sarà stato, anche questo è all'incirca 1 cm di diametro con 6 transistori.
Questa è la taglia e il modo in cui è cambiata la taglia. Che ci si fa con tutti questi transistori? Tanto per capire un attimo. Beh, vediamo un secondo questo aspetto. È chiaro che non è, le dimensioni del tassello di silicio del circuito integrato non sono cambiate tantissimo, no? Quindi quello che è successo è che i transistori sono diventati molto molto più piccoli. E in effetti i primi transistor erano di qualche millimetro, i transistor moderni sono di qualche decina di nanometri. No? Come sapete un nanometro è un miliardesimo di metro, 10 alla meno 9. Allora, giusto per avere un'idea, il virus dell'influenza ha un diametro di 100 nanometri, un transistor, beh, questo è un transistor del 2007, è già 35 nanometri, ma immaginate, il transistor attuale è nettamente più piccolo. Il processo più moderno, in uscita quest'anno, è quello che si chiama 14 nanometri, quindi ha delle caratteristiche geometriche di circa 14 nanometri. Quindi qua in questo virus ce ne metto 4, tranquillamente, come occupazione di spazio. D'accordo? Molto molto piccoli. Ma che ci si fa con tutti questi transistor? Giusto per farvi un esempio banale, per farvi un esempio banale, questo era Pong, un videogioco Atari del 76. Beh, più o meno un bambino io all'epoca. E Pong era un videogioco che si attaccava alla TV, riconoscete la TV a cristalli liquidi con molto bombata come usavano in quegli anni. E io ricordo per esempio che lo usai su una TV in bianco e nero, perché io arrivò a casa nel 78 e ancora avevamo la TV in bianco e nero e me lo ricordo utilizzato su una TV in bianco e nero. Con 3000 transistori si gioca a Pong. No, il gioco è banale, no? Immaginate, questa pallina e queste due palette, due giocatori, oppure si giocava contro il computer. Con 3000 transistori una cosa del genere si faceva. Ok? E FIFA 14, che è uscito nel 2013, va su una console che ha mezzo miliardo di transistori. Ok? Ci si diverte più o meno in modo simile, insomma, dipende un po' dalla cosa, però immaginate il livello di calcolo che bisogna fare per ricostruire ogni scena. Chiaramente una cosa del genere è possibile perché c'è a disposizione una potenza di calcolo molto più grande, che è all'incirca proporzionale al numero di transistori che ci sono. Non si sbaglia se uno fa questa proporzionalità diretta, no? Potenza di calcolo. Potenza di calcolo, numero di transistori. Allora, vediamo un po' come ci siamo arrivati piano piano. Dunque, io parto, la prendo alla lontana, ma giusto perché è un atto di riverenza, diciamo. Cioè, Michael Faraday osserva per la prima volta nel 1833 l'effetto semiconduttore, quindi il comportamento di alcuni materiali che si comportavano da semiconduttori. Cosa nota lui? Nota che insomma certi materiali conducono la corrente elettrica meglio quando sono illuminati, cosa che i metalli non fanno. Il primo effetto che lui nota è quello. Se illumino un metallo, la conducibilità non cambia niente, la resistenza del pezzo di metallo è invariata. Se modifico invece, se illumino un materiale semiconduttore, tipicamente conduce meglio. Questo è il primo effetto che in pratica notò Faraday. I primi dispositivi elettronici veri e propri nascono all'inizio del secolo scorso. Il primo è questo tubo a vuoto. Ora, voi pensate che pochi anni prima, fine secolo, fine 800, Thomson, un fisico inglese del laboratorio Cavendish, scopre l'elettrone, identifica l'elettrone. Non era tanti anni prima. Lui identifica l'elettrone, gli dà il nome e chiaramente è ancora un gioco, una cosa di cui non si sa, è giusto scoprire come è fatta la natura, ecco, non si sa esattamente a che cosa serve questa cosa. Pochi anni prima di quest'anno,
Edison inventa la lampada incandescenza. Quindi come funziona la lampada incandescenza? Stanno sparendo, ma insomma ancora un po', dovreste avere l'età in cui ancora l'avete vista. Avete visto? C'è un'ampolla di vetro, dentro c'è un filamento, dentro l'ampolla c'è il vuoto o più comunemente un gas neutro. Quando si fa passare corrente nel filamento, il filamento si scalda fino a diventare incandescente e a quel punto emette luce, così illumina. È un modo, come dire, abbastanza dispendioso per illuminare, perché in realtà, come sapete, gran parte della potenza elettrica va persa in calore. Il primo effetto è il calore, diciamo, l'effetto dell'incandescenza è un effetto secondario. Ed è il motivo per cui stanno pian piano sparendo da ovunque. Però è una delle grandi invenzioni di Edison. Edison è questo personaggio leggendario, più che uno scienziato, ovviamente un grande inventore, imprenditore, un sacco di prodotti è riuscito a inventare, a forzare, a diffondere sul mercato. Pensate, Edison, quello che ha fondato la prima società che era General Electric, e penso sempre, GE è l'erede, non è esattamente la stessa cosa, insomma l'erede è la società fondata da Edison negli Stati Uniti. Edison nota una cosa all'epoca, che è se mette due filamenti in una lampadina, il filamento che viene scaldato fino a diventare incandescente e un'altra placca di metallo ha una tensione più alta della precedente, osserva una corrente elettrica che passa tra le due placche, tra i due filamenti, cioè tra il filamento scaldato e la placca di metallo. Sulla base di questa osservazione, Fleming brevetta il tubo a vuoto. Il tubo a vuoto funziona esattamente in questo modo. Il diodo a vuoto, per dire. Funziona esattamente in questo modo, cioè aspettate, lo cambio così visto che sto in piedi. Tubo a vuoto funziona, il diodo a vuoto, scusate, funziona esattamente in questo modo perché si sfrutta il fatto che, applicando la differenza di potenziale tra il filamento riscaldato e un altro elettrodo di metallo, il filamento riscaldato emette degli elettroni nell'ampolla, proprio per il fatto che viene riscaldato, e questi elettroni vengono raccolti dall'altro filamento, così che avviene il passaggio della corrente elettrica. La caratteristica principale del diodo a vuoto è che la corrente può passare solo in una direzione, perché il filamento emette elettroni, se c'è un altro pezzo di metallo a tensione positiva, gli elettroni nel vuoto si spostano e migrano verso l'altro elettrodo, d'accordo? Se la tensione è applicata nella direzione opposta, gli elettroni non vanno verso l'altro elettrodo, ma rimangono qui intorno e quindi la corrente non passa. Quindi la corrente elettrica può passare solo in una direzione, ma non nell'altra. Ed è questo il comportamento che si vuole da un diodo. Faccio passare la corrente solo in una direzione. Fleming è un inventore inglese, brevetta la cosa. Dopo 2 anni, quest'altro inventore americano brevetta l'Audion, che è un cosiddetto triodo. Lui lo chiama Audion, a dir la verità. Vedete, è una forma molto simile, no? Sempre un'ampolla di vetro, tipo una lampadina, stavolta con tre placche di metallo. Il filamento, la placca che c'era nel diodo a vuoto che abbiamo visto prima, e De Forest ne aggiunge una terza che infila tra le due, in realtà una griglia metallica, e che permette di, come dire, decidere quant'è la corrente che passa tra gli altri due filamenti. E questo terzo elettrodo che lui aggiunge controlla la corrente che passa tra gli altri due elettrodi. E questo lui pensa di poterlo adoperare per amplificare il suono. Per questo chiama Audion. Okay. Poi ci fu una lunga causa legale all'epoca tra i due, perché l'altro disse, ma pensava di averlo già incluso il caso di De Forest, insomma, ma la cosa
in pratica non si risolse, Defoe restando avanti, e in realtà dopo questo dispositivo l'audio fu utilizzato effettivamente per la musica, diciamo, per amplificare il suono nei primi giradischi. Oh, queste sono le due prime invenzioni. Poi nasce tutta, a questo punto nasce tutta un'elettronica delle valvole, no? Questi tubi a vuoto sono anche in italiano comunemente valvole, in inglese sono tube, no? Nasce tutta un'industria dell'elettronica basata sulle valvole. Con le valvole si riesce a amplificare il suono, ad amplificare altri tipi di segnali, si può amplificare un segnale radio e mandarlo a distanza. Quindi più o meno negli anni successivi nasce la comunicazione radio su tutti gli Stati Uniti, il broadcasting completo della radio su tutti gli Stati Uniti. Nascono le prime si fanno le prime comunicazioni telefoniche coast to coast, ma il segnale per andare da una costa all'altra ha bisogno di essere amplificato a tratti, e l'amplificazione viene fatta con dei sistemi a valvole. Poi negli anni 30 la prima televisione in bianco e nero nasce. Grandi televisori, i primi televisori in bianco e nero sono tutti fatti a valvole internamente. L'amplificazione del segnale audio e video viene tutto ottenuto mediante valvole. Quindi abbiamo l'industria musicale, l'industria della radio, l'industria della televisione, tutte che, la telefonia, tutte che si basano su questi grandi apparecchi a valvole. Ed è un'industria fiorente. Finché a un certo punto entra in gioco un altro tipo di dispositivo elettronico, il primo dispositivo elettronico veramente basato a semiconduttori. Questo viene scoperto nei laboratori Bell. Allora, voi dovete sapere, Bell era una più grande compagnia telefonica americana, all'epoca era monopolista del mercato americano, quindi tutte le comunicazioni telefoniche negli Stati Uniti passavano da Bell, e aveva quindi una grande rendita nel poter, come dire, imporre le tariffe su tutto il mercato, tanti soldi che investiva in parte in un laboratorio di ricerca leggendario, che sono a questo punto i famosi Bell Labs, si trovano nello stato di New York, che faceva ricerca di base, ricerca applicata su tantissimi settori. Nei laboratori Bell, questo gruppo, guidato da William Shockley, nel 48, in realtà nel 47 viene fatta gran parte della ricerca, poi viene diffusa nel 48, inventa il transistore a punta di contatto, questo oggetto qua, più o meno, diciamo, tutto questo oggetto, questo cavalletto è più o meno queste dimensioni, lo vedete qua in pratica, lui ce l'ha in mano questo, lo sto guardando con un semplice microscopio. Ed è un dispositivo a semiconduttore, quindi tutto solido, che svolge la stessa funzione dell'audion. In pratica può essere utilizzato come amplificatore. Loro decidono di chiamarlo transistor, ed è un'invenzione di cui viene percepito subito l'importanza dal punto di vista della fisica di base. Le applicazioni in realtà non vengono subito viste. Notate, l'invenzione viene subito riconosciuta col Nobel dopo 8 anni. Il 48 viene fatta, il 56 arriva il Nobel a tutti e tre. Lui, Shockley, è quello che decide di sfruttare commercialmente il potenziale dei semiconduttori. Parte per la California, fonda Shockley Semiconductors, da cui possono nate quasi tutte le società dei semiconduttori moderne. Bardeen, che lui in realtà dopo un po' decide di cambiare settore, non si poteva vedere tutti e tre, decide di cambiare settore e va, e cioè più che altro lui, no? Cioè loro due con lui non si poteva vedere, e viceversa. Bardeen decide di fare una carriera universitaria, lui tra l'altro nel 70 prende un altro Nobel per la teoria della superconduttività, e poi niente, va all'Università di Urbana-Champaign nel Midwest degli Stati Uniti, e continua a stare lì fino a che non è morto. Lui è morto negli anni, inizio anni 90. E
Va bene, la cosa interessante è che in pratica anche Bell Labs, sì, anche Bell, il proprietario di Bell Labs, non sa che faccio con questo transistore. Perché come spesso succede, insomma, c'era in tutta un'industria dell'elettronica con le valvole che andava benissimo e stava crescendo anno dopo anno. Cioè, le valvole ormai avevano una tecnologia, come dire, sofisticata, un investimento dietro enorme. Si riuscivano a fare sistemi complessi, anche una conoscenza diffusa del loro funzionamento. Arrivano questi oggettini, questi giocattoli, non è chiaro, non funzionano meglio delle valvole in quel momento. Non sanno che farci, non vogliono rovinare il mercato che hanno già con i loro prodotti e lo tengono un po' lì. A un certo punto lo vendono, lo danno licenza perpetua a una società piccolina giapponese che comincia a fare radio e transistor, no? Ed è Sony, erano pochi, comincia a fare radio e transistor e inizia a crescere velocissimo. Ed erano oggettini così, una radio e transistor, una radiolina di più o meno queste dimensioni, funzionava la batteria, un transistor solo, si chiamava radio e transistor perché c'era un transistor solo all'inizio, che in pratica riusciva a fare la demodulazione del segnale M, quindi riusciva a prendere una radio M, demodulare il segnale e mandare all'auricolare segnale audio amplificato. Scarsissima qualità. Okay? Il successo del transistor radio è legato al fatto che erano portatili, no? Quindi si portava indietro, si ascoltava notizie, poi la partita e così via. Un altro tipo di applicazione che all'epoca fu subito visto per il fatto che era portatile era questo, vedete, il 52, questo è un prodotto commerciale, il 52, proprio subito dopo, un apparecchio acustico. Di nuovo, quindi c'era semplicemente un microfono, un amplificatore, un altoparlante, un auricolare, diciamo, che entrava per amplificare il segnale audio. Chiaramente qui non era importante la qualità dell'audio, quello che era importante era l'intelligibilità e il fatto che comunque l'oggetto si poteva mettere nella giacca, nella tasca, nei pantaloni. Queste erano le prime applicazioni, quindi sembra un'applicazione molto di nicchia. In realtà questa cresce velocemente perché? Perché la tecnologia migliora. Dopo la radio a un transistore si fa la radio a 6 transistori, poi a 50 transistori diventano sempre più buone, sempre di qualità sempre migliore fino a poi a soppiantare le radiovalvole, no? Questo è quello che è successo neanche troppo, troppo in avanti, ma negli anni 70 praticamente già le radiovalvole erano sparite. Oh, l'altra invenzione che ha cambiato totalmente l'elettronica semiconduttore è quella del circuito integrato. Cioè, questi due signori, Kirby e Noyce, cosa riescono a fare loro? Riescono a realizzare su un unico tassello di silicio tutto un circuito elettronico. Quindi, su un unico tassello di silicio con una tecnologia molto simile alla stampa, riescono a realizzare i transistori, i fili di collegamento, le resistenze, le capacità del circuito, quindi tutto il circuito completamente. Con una tecnologia simile alla stampa. E la cosa ha un vantaggio enorme perché i costi possono scendere, poi se si migliora la tecnologia, come è successo, si riescono a fare poi sempre più piccoli e si riescono a mettere sempre più transistori sullo stesso pezzettino di silicio. Quindi loro riescono a fare il primo, erano all'epoca nella stessa società, poi sono andati in due società diverse, Kilby è riuscito a vivere fino a prendere il Nobel nel 2000, è arrivato molti anni dopo. Nobel deve essere dato a uno scienziato in vita. Okay, quindi la cosa va avanti. Ecco, altre cose sono successe in quegli anni. Il tipo di transistore che è più utilizzato oggi è un tipo di transistore che si chiama MOSFET. Lo vedremo insieme in dettaglio. Un tipo particolare che non è quello che è stato brevettato inizialmente. Questo MOSFET fu brevettato nel 60, questo è un esempio, un'illustrazione tratta dal primo brevetto, e poi nella pratica, nonostante il brevetto, i MOSFET non funzionavano. Nei primi anni non funzionavano, funzionava molto molto male, per cui è un tipo di dispositivo che è stato
tenuto nel cassetto per quasi 20 anni ed è stato tirato fuori soltanto a fine anni 70, quando poi la tecnologia dei semiconduttori è migliorata, migliorata nel senso di si è riusciti a ridurre le impurezze e i difetti nel silicio, che è il materiale con cui questi dispositivi vengono realizzati, e togliendo tutti questi difetti e impurezze, a questo punto il MOSFET hanno cominciato a funzionare decentemente e da lì in poi sono diventati il tipo di transistore più adoperato. Ok? Ecco, vi stavo raccontando prima di questo aumento esponenziale del numero di transistori sul singolo chip, quindi questo raddoppio ogni 1 o 2 anni che vi dicevo prima. Ha un nome, è quella che si chiama legge di Moore. Moore era uno dei in realtà primi dipendenti della società che aveva fondato Shockley, che a un certo punto se ne va in un'altra società che si chiama Fairchild Semiconductors e poi con un altro gruppetto va a fondare un'altra società che si chiama Intel. E erano in quattro, trovano un po' di soldi e fondano una società che doveva fare memorie, che si chiama Intel appunto. Allora lui era diventato della società, era quello che nella società faceva l'amministratore delegato. È uno scienziato come formazione. E questo è un grafico che lui mostra alla conferenza nel 65 e dice, il grafico è questo, dice nel 59 avevamo un solo transistore su un chip, d'accordo? Quindi questo è il logaritmo base 2, quindi 0 è il logaritmo base 2 di 1. Poi nel 62 in un chip riuscivamo a metterne 8, nel 63 4, 16, cioè do la quarta, nel 64 do la quinta, nel 65 do la sesta. E allora questa conferenza dice: noi raddoppiamo ogni anno, non c'è nessun limite al fatto che noi possiamo raddoppiare ogni anno. Questo è l'argomento della conferenza, quella che lui chiama, cioè lui chiama, poi nel seguito è stata chiamata legge di Moore. Questa era una previsione basata sul fatto che non vedeva problemi avanti, non vedeva dei motivi fondamentali per cui più di tanto non si potesse andare. Quello che è successo è che questa cosa è successa per davvero. In realtà non veramente ogni anno, siamo andati a volte ogni anno, a volte ogni 2 anni, a volte è andata un po' più piano di ora, però siamo arrivati più o meno ora esattamente così. Dopo praticamente 50 anni, ognuno 2 anni raddoppia il numero di transistori. Quindi immaginate, è un po' come il gioco della scacchiera dei chicchi di riso, no? Non so se no, il gioco, la favola, la scacchiera dei chicchi di riso. Non ve la racconto, la andate a vedere su Wikipedia se volete, ma insomma, raddoppiando e raddoppiando si riesce ad aggiungere numeri esagerati. Allora, un'altra tappa importante nell'evoluzione elettronica è il primo microprocessore che viene realizzato da Intel. Intel a un certo punto fa memorie, poi decide che non può fare soltanto memorie, sarà bene diversificare, decide di fare un microprocessore. Microprocessore che cos'è? È come dire, un piccolo calcolatore, una macchina che è in grado di eseguire una sequenza di istruzioni programmabili. Va bene. Quindi il primo si chiamava 4004 e capo progetto, il capo del gruppo che si occupava del progetto del microprocessore è Federico Faggin, che è lui, è italiano. Che era emigrato pochi anni prima, e che si occupava della parte tecnologica prima, poi a un certo punto è passato a occuparsi della progettazione e aveva 2300 transistori. All'epoca loro hanno deciso di scommettere sul fatto di farli MOS, cioè MOSFET. Fu una scommessa, fu uno dei primi perché fu negli anni 70, insomma, inoltrati, che la cosa diventò comune. Vedete, aveva 2000 transistori,
alla frequenza di funzionamento di 108 kHz ed era grande 3 mm per 4 mm. E serviva essenzialmente, ecco, una cosa del genere, cosa si poteva fare? Si poteva fare una calcolatrice. Calcolatrice tascabile. Si poteva fare una Pong, più o meno stava con transistori dello stesso tipo. Quando io ero piccolo c'era un tipo di calcolatore che andava per la maggiore, che è il Commodore 64, e praticamente aveva un chip, non era questo, era l'8512, che più o meno era uguale come dimensione, andava alla bellezza di 1 MHz, che quindi tutta un'altra cosa. E per esempio il prodotto classico era questo, questo si chiamava Pocketronic, uno dei primi calcolatori tascabili di Texas Instruments. Questo è del 71, perché uno non è tanto tempo fa il 71. Allora, questa era la tastiera, in tutto pesava 1 kg, ok? Qui dietro c'era la scheda con il chip e un po' di altra circuiteria, che è qui dietro, e costava all'epoca 150 dollari. Faceva le quattro operazioni, ma le faceva bene. Va bene, essenzialmente questo era il tipo di prodotto. D'accordo? Erano oggetti, tra l'altro questo si diffuse tantissimo perché era quindi enormemente pratica. Oggetti costosi, no? 150 dollari nel 71, se volete rapportare dollari di oggi c'è da moltiplicare all'incirca per un po' meno di 6, no? E vuol dire, insomma, l'equivalente di 850 dollari di oggi. Oh, e per chiudere, giusto un salto in avanti, questo è un processore dell'anno scorso. Questo microprocessore sempre Intel, sono sempre loro, a un certo punto hanno abbandonato le memorie e hanno insistito sui processori 4004, 8008, eccetera, eccetera. Guardate la differenza, il 4004 era 2300 transistori, questo qua è un... questo è un... questo cos'è? Io direi che questo è un iCore 5, quelli dell'anno scorso. Sono 20, 3 gate 22 nanometri su un transistor tridimensionale, poi vi faccio vedere che cosa vuol dire esattamente. Vedete, questo è grande, ecco, come quanto è grande in scala reale? Qui c'è scritto 177 mm quadrati, all'incirca questo è 2 centimetri, questo è 1 centimetro, quindi 20 per 10 mm. Ci sono 4 core. Sono quattro processori di calcolo individuali e c'è una parte del processore dedicata alla grafica. Questa è memoria e questo è un po' di altra circuiteria, cioè controllo display, controllo della memoria, eccetera, eccetera. In tutto 1 miliardo e 400 milioni di transistori. Una cosa di cui non ci occuperemo, però è utile che ci riflettiate un attimo sopra, è la difficoltà di controllare un progetto di questo tipo. Se io devo decidere cosa fare con 6 transistori, mi organizzo, mi ci metto e lo decido. Decidere cosa fare di 1 miliardo e 400 milioni di transistori non è la stessa cosa. No, voglio dire, si fa in modi completamente diversi, no? Perché non si possono guardare le cose a uno a uno, si va avanti in modo gerarchico. Da blocchi grandi e cercando di ridursi a blocchi sempre più piccoli, quindi chiaramente la struttura è molto modulare, però comunque un livello di complessità enorme. Diciamo, ecco, la progettazione di un microprocessore di questo tipo richiede alcune migliaia di persone per alcuni anni. Ok? Quindi anche sulla gestione del progetto, decidere che ogni pezzo vada al suo posto, ogni pezzo progettato sia al suo posto, è una complessità mostruosa. Vabbè.